Ciao a tutti gli amici di AVR Magazine. Oggi vi presentiamo l'app RunKeeper, sviluppata da Fitness Keeper per dispositivi Android e iOS. Si tratta di un'applicazione creata per tutti gli sportivi che vogliono monitorare e confrontare i propri allenamenti con gli amici. All'interno ha un database con tutti gli sport più comuni, ma funziona decisamente meglio con le attività outdoor. Nella schermata iniziale si parte subito con la configurazione. Dobbiamo infatti scegliere il tipo di attività che vogliamo svolgere e, successivamente, l'allenamento per l'obiettivo che cerchiamo di raggiungere. Ho trovato questa sezione un po' confusa. Sebbene ci siano tanti sport, la selezione degli obiettivi riguarda solamente la corsa. Infatti, come potete vedere, nonostante io abbia scelto passeggiata, si parla di maratone o mezze maratone. La cosa non cambia scegliendo il nuoto o la bicicletta, per esempio. Dando un'occhiata al piano più generico tra tutti, quello per perdere peso, possiamo vedere come proponga autonomamente un programma abbastanza dettagliato per raggiungere l'obiettivo. Stabilendo la data di inizio, avremo tutte le sessioni già fissate. Per completare la selezione bisogna essere registrati. Oltre agli allenamenti precompilati, possiamo condurre sessioni singole, dando priorità a tempi o distanze, oppure, ancora, fissare l'obiettivo di ritmo. L'applicazione offre indubbiamente il meglio di sé a chi sa cosa sta facendo. Nelle schermate accanto a quella di configurazione si possono trovare le proprie statistiche, il confronto con gli amici e il tipo di attività che abbiamo svolto. Tornando nella prima scheda, si può iniziare il monitoraggio della propria sessione di allenamento. Una voce scandirà l'inizio e la fine dell'attività e ci darà le informazioni relative ai dati più importanti, come la velocità media e il tempo trascorso. Attività iniziata. Tempo 14 secondi, distanza 0,0 km, andamento medio 0 minuti per chilometro. Nella finestra principale ci sono appunto queste informazioni. Scorrendo a sinistra troviamo la mappa con gli spostamenti effettuati e nell'ultima schermata di destra il parziale della frazione corrente. Tolto il piccolo problema del tipo di obiettivo da raggiungere, quest'app offre uno strumento completo ed utile per tenere traccia dei propri allenamenti e condividere risultati e progressi con gli amici. La consiglio sicuramente a chi ha una vera passione per lo sport e lo pratica con intenzioni competitive. Per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima.